qui con Luca Rossetti e Ivan Morigi dopo la prima Grand Prix effettuata questa mattina. E un parere da parte di Luca su una configurazione tecnica della vettura inerente a questa disputa della Grand Prix e alcune soluzioni d'assetto e come è andata? Ma è andata molto bene intanto. E la macchina, siamo arrivati qui ieri che pioveva durante quando abbiamo fatto lo shakedown, scusami, e quindi siamo riusciti ad aggiustare ammorbidendo la macchina, alzandola un po', cioè cercando di avere un po' più di rollio, e con le gomme giuste avevamo tantissimo grip. Poi man mano che sta andando ad asciugare torniamo verso una configurazione più stabile, cioè cercando di avere, di utilizzare una gomma più dura possibile. E una gomma più dura ha bisogno di un assetto rigido, perché così generi più pressione sul pneumatico e più aderenza. Penso che adesso qui eravamo incerti se montare una gomma 7 o una gomma 5, Pirelli sempre. Abbiamo optato per la morbida, la 7, e si è rivelata un'ottima scelta, perché la gomma è stata costante, ci siamo andati dietro con l'assetto, l'abbiamo irrigidita, abbassata e ho avuto veramente un gran feeling. No, infatti il tempo in prova è la riprova di tutte queste tue regolazioni e della tua fantastica guida, perché ti ho visto alle due inversioni veramente, veramente efficace. E a destra, provare ad andare così forte con Luca quando ti trovi anche in bagarre con i WRC, perché ho visto che avete trovato Sordo, cosa si prova, che emozione si prova? Non c'è da dire, Luca è un ragazzo che va fortissimo. Anche quando ci ha passato Sordo, nelle chicane faceva più fatica Sordo di Luca. Comunque continuo a sostenere che con tutti questi capelli bianchi continui a prendere molti più spaventi di noi. Sì, complimenti, sì. Luca.